ad alta voce. Tommaso Ragno legge Dracula di Bram Stoker, traduzione di Rosanna Pelà. Diario del dottor Seward. Quando siamo arrivati al Berkeley Hotel, Van Helsing ha trovato un telegramma. Arrivo in treno. Jonathan a Whitby. Notizie importanti. Mina Harker. Il professore ne è stato felice. Ah, quella meravigliosa Madame Mina, ha esclamato. Perla tra le donne. Essa arriva, ma io non posso stare. Lei deve venire in vostra casa, amico John. Voi dovete andare a prendere lei in stazione. Voi telegrafate a lei en route, così che lei è preparata. Dopo aver spedito il telegramma, Van Helsing ha preso una tazza di tè e, bevendola, mi ha parlato del diario tenuto da Jonathan Harker, mentre si trovava all'estero, e me ne ha dato una copia dattiloscritta, aggiungendovi anche il diario scritto dalla signora Harker, quando era a Whitby. «Prendete questi», mi ha detto, «ed esaminate essi bene. Quando io sono di ritorno, voi siete così padrone di tutti i fatti e noi possiamo cominciare meglio nostra indagine. Tenete essi al sicuro perché sono un tesoro grande. Avrete bisogno di tutta vostra fede, anche voi che avete avuto esperienza tale come quella di oggi. Quello che qui è detto», e ha posato pesantemente la mano sul cumulo di carte, l'espressione grave, «può essere il principio della fine di voi e di me e di molti altri, ma può essere anche il rintocco funebre del non morto che cammina sulla terra. Leggete voi tutto, io prego, con mente aperta, e se potete voi aggiungere qualche cosa alla storia qui narrata, fate ciò, perché è di massima importanza. Voi avete tenuto diario di tutte queste cose così strane, non è vero? Sì? Allora noi esamineremo tutte esse insieme, quando ci incontriamo». Poi il professore si è preparato per la partenza e poco dopo si avviava verso Liverpool Street, mentre io andavo a Paddington, dove sono giunto circa 15 minuti prima che giungesse il treno. Dopo l'abituale trambusto che si crea sulle banchine di arrivo, la folla si è dispersa e io cominciavo a preoccuparmi, temendo di non incontrare la mia ospite, quando una ragazza dal viso dolce e dall'aspetto fine si è avvicinata a me e, dopo avermi lanciato un rapido sguardo, ha detto: «Il dottor Seward, vero?» «E voi siete la signora Harker», mi sono affrettato a risponderle, e ci siamo stretti la mano. «Vi ho riconosciuto dalla descrizione della povera cara Lucy». A questo punto si è interrotta facendosi tutta rossa. Il rossore che è salito anche alle mie guance ci ha messi in un certo senso a nostro agio, essendo una tacita risposta al suo. Io ho preso il suo bagaglio, che comprendeva una macchina per scrivere, e ho mandato subito un telegramma alla mia governante perché preparasse un salotto e una camera da letto per la signora Harker. Poi, con la metropolitana, abbiamo raggiunto Fenchurch Street. Infine siamo arrivati. Naturalmente essa sapeva che il luogo era un manicomio, ma io ho notato che non riusciva a reprimere un leggero brivido quando siamo entrati. La signora Harker mi ha detto che se per me andava bene sarebbe venuta al più presto nel mio studio, avendo molte cose da comunicarmi. Così, mentre sto qui ad aspettarla, completo la registrazione del mio diario fonografico. Ancora non ho avuto modo di esaminare le carte che Van Helsing mi ha lasciato, sebbene siano qui, davanti a me. Bisogna che trovi qualcosa di interessante per intrattenere la signora Harker e avere così l'opportunità di leggerle. Essa non sa quanto sia prezioso il tempo né quale compito ci aspetti. Devo fare attenzione a non spaventarla. Eccola che viene. Diario di Mina Harker, 29 settembre.
Dopo essermi messa in ordine, sono scesa nello studio del dottor Seward. Davanti alla porta ho sostato un momento perché mi sembrava di sentirlo parlare con qualcuno, ma poi, avendomi egli pregata di fare presto, ho bussato. Lui mi ha risposto avanti e io sono entrata. Con mia grande sorpresa ho visto che non c'era nessun altro. Era proprio solo, ma sulla tavola di fronte c'era un oggetto in cui ho riconosciuto subito, dalle descrizioni, un fonografo. Non avendone mai visto uno, ne sono stata molto interessata. «Spero di non avervi fatto aspettare», ho detto, «ma sentendo la vostra voce ho creduto che ci fosse qualcuno con voi e mi sono fermata sulla porta». Mi ha spiegato egli sorridendo. «Stavo semplicemente registrando il mio diario». «Il vostro diario?» ho chiesto io stupefatta. «Sì, è qui che io lo tengo». Nel rispondermi ha posato una mano sul fonografo. Eccitatissima, io ho esclamato, «ma questo è ancora meglio della stenografia». «Posso sentire qualcosa?» «Ma certo», ha risposto egli con prontezza, e si è alzato per regolare l'apparecchio sull'ascolto, ma poi ha avuto un'esitazione e sul suo viso si è dipinto un certo imbarazzo. «Il fatto è», ha cominciato a dire un po' confuso, «che io qui tengo soltanto il mio diario e il mio diario riguarda esclusivamente, quasi esclusivamente, i miei pazienti». Quindi potrebbe essere indiscreto, voglio dire, si è interrotto, e io ho cercato di metterlo a suo agio dicendogli, voi avete contribuito ad assistere la cara Lucy fino all'ultimo, fatemi sentire come è morta, di tutto quello che mi farete sapere di lei io vi sarò gratissima. Lucy mi era molto, molto cara. Con mio grande stupore mi sono sentita rispondere, e sul suo viso c'era un'espressione di spavento. «Parlarvi della sua morte, no. Per nulla al mondo». «Perché no?» ho chiesto, sentendomi invadere da una terribile sensazione di angoscia. Il dottor Seward ha taciuto per un momento, e io capivo che stava cercando una scusa, infine ha balbettato. «Vedete, non so come isolare una singola parte del diario». Mentre diceva questo, gli è venuta un'idea subitanea, e ha continuato con inconsapevole semplicità, in tono diverso e ingenuo come un bambino. «È proprio vero, sul mio onore, sapete!» Non ho potuto trattenere un sorriso, ed egli ha osservato con una smorfia. «Questa volta mi sono tradito. Ma sapete che, sebbene io tenga questo diario da mesi, non ho mai pensato alla maniera di ritrovare una data parte di esso, qualora volessi risentirla?» A questo punto io ne ero del tutto convinta. Il diario di un medico che aveva assistito Lucy poteva contenere qualcosa da aggiungere alle nostre conoscenze su quel terribile essere. Quindi ho detto arditamente, «Allora, dottor Seward, sarebbe bene che mi permetteste di ricopiarvelo tutto a macchina». Facendosi pallidissimo, il dottore mi ha risposto, «No, niente al mondo potrebbe indurmi a fare conoscere quella terribile storia». Dunque... era terribile, e la mia intuizione era giusta. Ho riflettuto per un momento, e mentre il mio sguardo vagava per la stanza, nell'inconscia ricerca di una qualche occasione che potesse aiutarmi, i miei occhi si sono fermati sul gran mucchio di fogli dattiloscritti posati sulla tavola. Sopra pensiero, il dottore ha seguito la direzione del mio sguardo, e nel vedere il pacco di carte ha capito la mia idea. «Voi non mi conoscete», gli ho detto. «Quando avrete letto quelle carte, il mio diario personale e anche il diario di mio marito, che ho copiato a macchina, mi conoscerete meglio. Io non ho esitato nel dare a questa causa ogni mio pensiero, tutto il mio cuore, ma naturalmente voi ancora non mi conoscete e io non posso pretendere che vi fidiate di me, per ora». Egli è certo un uomo di nobile carattere. La povera cara Lucy non si era ingannata su di lui. Si è alzato e ha aperto un grande cassetto in cui erano sistemati ordinatamente alcuni cilindri di metallo cavi e ricoperti di cera scura, e ha detto, «Avete perfettamente ragione. Io non mi fidavo di voi perché non vi conoscevo. Ma ora vi conosco. Permettetemi anzi di dirvi che avrei dovuto conoscervi da un pezzo. So che Lucy vi aveva parlato di me e a me ha parlato di voi. Volete consentirmi l'unica ammenda che mi è possibile? Prendete i cilindri
e ascoltateli. I primi sei riguardano me personalmente e non vi faranno orrore, e così mi conoscerete meglio. Nel frattempo verrà preparata la cena e io leggerò alcuni di questi documenti e sarò in grado di capire meglio certe cose. Ha portato egli stesso il fonografo nel mio salotto e lo ha sistemato per l'ascolto. Ora verrò a sapere qualcosa di piacevole, ne sono sicura, perché il diario mi rivelerà l'altra parte di una vera storia d'amore di cui già conosco la faccia opposta. Diario del dottor Seward, 29 settembre. Ero talmente assorbito nella lettura del meraviglioso diario di Jonathan Harker e di quello di sua moglie che il tempo è trascorso senza che me ne accorgessi. La signora Harker non era scesa quando la cameriera è venuta ad annunciare che la cena era servita, perciò le ho detto: «Forse la signora è stanca, rimandiamo la cena di un'ora». E ho proseguito con il mio lavoro. Avevo appena finito di leggere il suo diario quando la signora Harker è arrivata. Di aspetto grazioso e dolce, aveva però un'espressione assai triste e i suoi occhi erano arrossati dal pianto. Questo mi ha molto commosso. In questi ultimi tempi Dio sa se ho avuto motivi di pianto, ma il sollievo delle lacrime mi è stato negato e la vista di quei teneri occhi, lustri di lacrime recenti, mi ha colpito il cuore. Le ho detto con tutta la gentilezza possibile: «Temo proprio di avervi afflitta». «Oh no, non afflitta», ha replicato essa, «ma il vostro dolore mi ha commossa più di quanto io sappia esprimere. Questa è una macchina meravigliosa, ma di un verismo crudele. Mi ha rivelato con il suo accento più autentico l'angoscia del vostro cuore. Era come un'anima che gridasse, rivolta a Dio Onnipotente. Nessun altro dovrà udire queste parole. Io, vedete, ho cercato di rendermi utile, ho scritto tutto quanto a macchina, così nessun altro avrà bisogno, ora, di sentire il battito del vostro cuore, come ho fatto io. Nessuno avrà bisogno di sapere, nessuno saprà mai», ho mormorato io. Essa ha posato una mano sulla mia, dicendo in tono molto grave: «Ah, ma sarà necessario». «Necessario? Ma perché?» «Perché il vostro diario è una parte della terribile storia, una parte della morte della povera cara Lucy e di quello che l'ha provocata. Perché nella lotta che ci sta di fronte per liberare la terra di quell'orrido mostro, a noi occorrono tutte le conoscenze e tutti gli aiuti che possiamo ottenere. I cilindri che mi avete dato, penso, contengono assai più di quanto voi intendevate farmi sapere, ma io capisco che la vostra registrazione getta molte luci su questo cupo mistero. Mi permettete di aiutare, non è vero? So tutto fino a un certo punto, e già mi rendo conto, pur essendo arrivata con il vostro diario soltanto al 7 settembre, di come la povera Lucy sia stata tormentata e il suo atroce destino portato a compimento. Jonathan è andato a Whitby per raccogliere maggiori informazioni e domani sarà qui ad aiutarci. Non ci devono essere segreti tra noi. Lavorando insieme, nella più assoluta fiducia reciproca, certo saremo più forti di quanto lo saremmo se qualcuno di noi fosse tenuto all'oscuro. Mi guardava supplichevole e al tempo stesso dava prova di tanto coraggio, di tanta risolutezza con il suo comportamento, che io ho ceduto immediatamente ai suoi desideri. «Voi farete come vorrete in questa faccenda», le ho dichiarato, «e Dio mi perdoni se sbaglio. Vi restano ancora cose terribili da conoscere, ma essendo già arrivata su questa strada fino alla morte della povera Lucy, non vi rassegnerete, ne sono sicuro, a rimanere all'oscuro del resto. No, è la fine, la vera fine. Potrà darvi forse un po' di pace.
Venite, la cena è pronta. Dobbiamo mantenerci in forze per affrontare quello che ci sta davanti. Abbiamo un compito spaventoso e crudele. Dopo che avrete mangiato, vi metterò al corrente di tutto e risponderò a ogni vostra domanda, qualora vi fossero cose che non capite, seppure sono state chiare a coloro che hanno assistito ai fatti. Diario di Mina Harker. 29 settembre. Dopo cena sono andata con il dottor Seward nel suo studio. Egli aveva ripreso il fonografo dalla mia stanza e io avevo portato la mia macchina per scrivere. Mi ha sistemata su una comoda poltrona con il fonografo a portata di mano, in modo che potessi manovrarlo senza alzarmi, dopo avermi spiegato il modo di fermarlo se avessi desiderato fare una pausa. Poi, con molto buon senso, si è messo su una sedia dandomi le spalle per lasciarmi la massima libertà possibile e ha cominciato a leggere. Io mi sono applicata alle orecchie la forcella metallica e ho ascoltato. Terminata la terribile storia della morte di Lucy e di tutto quanto è seguito, mi sono abbandonata sulla mia poltrona, sconvolta. Per fortuna non sono incline agli svenimenti. Quando mi ha vista, il dottor Seward è balzato in piedi con un'esclamazione di smarrimento e, affrettandosi a prendere una bottiglia da un armadietto, mi ha fatto bere un po' di brandy che in pochi minuti mi ha ridato un po' di energia. Mi sentivo girare la testa e non credo che avrei retto senza cadere in una crisi isterica, se da tutta quella moltitudine di atrocità non fosse emersa come unico raggio di sole l'idea che la mia cara carissima Lucy era finalmente in pace. Era tutto così pazzesco e misterioso e strano che se non avessi conosciuto l'esperienza di Jonathan in Transilvania, non avrei potuto credere. A questo punto non sapevo che cosa credere, e ho pensato di uscire dalle mie difficoltà occupandomi di qualcosa d'altro, perciò ho tolto il coperchio alla mia macchina per scrivere dicendo al dottor Seward: «Permettetemi di scrivere tutto questo ora. Dobbiamo essere pronti per il dottor Van Helsing quando tornerà. Ho mandato un telegramma a Jonathan dicendogli di venire qui quando arriverà a Londra da Whitby. In questa faccenda le date hanno un'enorme importanza e io credo che se avremo tutto il nostro materiale preparato e le notizie messe in ordine cronologico, saremo già a buon punto. Voi mi avete detto che verranno anche Lord Godalming e il signor Morris. Facciamo in modo di poterli informare quando arriveranno». Il dottor Seward ha condisceso e regolato il fonografo a velocità lenta. Io ho cominciato a scrivere dal settimo cilindro. Ho usato carta carbone per avere 3 copie del diario, come avevo fatto con il resto. Era tardi quando ho finito. Nel frattempo il dottor Seward era andato a fare il suo solito giro tra i pazienti e al suo ritorno si è seduto accanto a me a leggere, perché io non mi sentissi troppo sola nel mio lavoro. Com'è buono e premuroso! Il mondo sembra pieno di uomini buoni, anche se esistono mostri. Prima di lasciarlo mi sono ricordata di un particolare. Jonathan aveva scritto nel suo diario che il professore si era molto turbato nel leggere un trafiletto su un giornale della sera alla stazione di Exeter. Perciò, vedendo che il dottor Seward conserva i giornali, mi sono fatta prestare le copie della Westminster Gazette e della Pall Mall Gazette e le ho portate nella mia stanza. Rammento quanto ci siano stati utili il Daily Graph e la Whitby Gazette, di cui ho tenuto i ritagli per comprendere i terribili avvenimenti di Whitby connessi allo sbarco del conte Dracula. Vi propongo quindi di esaminare i giornali della sera da quella data in avanti, e forse vi troverò qualche notizia interessante che ci darà qualche lume in più. Non ho sonno, e il lavoro mi aiuterà a stare calma.